Ben ritrovati in studio per la seconda parte di Doppio Binario. Se appunto nella prima parte ci siamo concentrati sulle tante diverse criticità che sta attraversando e che ha attraversato durante l'emergenza sanitaria il settore degli NPLs, ci concentriamo ora sul futuro, come si stanno muovendo gli operatori anche specializzati nel recupero crediti e su quali sono le eventuali opportunità per le imprese che hanno in pancia crediti deteriorati. Lo faremo con i nostri ospiti che vi presento, l'avvocato Brigita Troilor, senior partner dello studio legale Lombardo, ancora con noi. Buonasera. Buonasera. E il dottor Paolo Pellegrini, direttore generale Cerved Credit Management. Buongiorno. Buonasera a tutti. Buonasera e bentrovato. In collegamento, chiaramente. Ecco, avvocato Troilor, partirei da lei, cito solo alcuni dati che sono usciti proprio in questi giorni. Per l'Italia lo stock di NPL, se era pari a 135 miliardi di euro a fine 2019, la previsione è che nel triennio 2020-2022 se ne aggiungeranno altri, la forbice tra i 45 e i 55 miliardi. Questo a livello italiano. A livello europeo, invece, le banche dovranno fare i conti con 400 miliardi di perdite sui crediti. Si tratta di uno dei dati peggiori, appunto, non peggiore rispetto alla crisi, appunto, come diceva prima, del 2008, ma peggiore degli ultimi anni. Sicuramente. Partiamo da questi dati per analizzare quello che potrebbe essere il futuro del settore. Prego. Sì, indubbiamente, e questo ormai è scontato, non c'è sistema bancario che possa reggere a quello che appunto sta per avvenire, se non sottoponendo le proprie strutture ad una ristrutturazione totale. E quando dico sottoporre le proprie strutture ad una appunto ad una ristrutturazione, intendo dire una revisione della totalità dei criteri di gestione dei crediti deteriorati che si è avuta finora e quindi anche il rapporto con i servicer. Diciamo che sicuramente lo Stato ha fatto come dire, ha dato il suo contributo in questo, perché il decreto rilancio ha introdotto una importantissima possibilità per le banche, che è quella di poter detrarre il 20%, almeno nel limite il 20% delle operazioni di cartolarizzazione, imputando appunto in questa percentuale il ricavato alle tasse di prossima, di immediate, le cosiddette DTA, appunto imposte di immediata riscossione. E questo vuol dire già per le banche la possibilità appunto di derivarne liquidità immediata. Non solo, questo appunto per le banche, anche i servicer sono stati tra virgolette aiutati dallo Stato nel momento in cui è stato previsto almeno fino al 31 luglio del 2021 il cosiddetto svincolo dai criteri e dai vincoli del decreto Brexit, che come è noto quantomeno nell'ambiente comportano una serie di scadenze di pagamento appunto dei crediti oggetto di gestione alle rispettive scadenze. Ecco, queste scadenze sono state appunto dal Ministro dell'Economia anche queste sottoposte a delle sospensioni e poi dei differimenti, che quindi vuol dire per i servizi la possibilità quantomeno di ad esempio non andare incontro alla più grave delle sanzioni, che è quella della sostituzione con altro servizio nel momento appunto in cui non riescono a rispettare determinate scadenze, le scadenze appunto poste dal decreto Brexit. Quindi, indubbiamente, questo è scontato, la crisi ha messo in difficoltà il sistema bancario, ma dobbiamo cercare di cogliere in questa crisi una sorta di resilienza, come appunto si suole dire, che è proprio il monito a rivedere la politica della gestione degli NPL o anche degli UTP,
che, come noto, sono quelle situazioni economiche di incaglio, che non sono quindi ancora delle situazioni di manifesta insolvenza e che possono ancora essere recuperate. Come? Una delle possibilità potrebbe essere, ad esempio, la transazione, quindi transazione a saldo e stralcio un pochino più vantaggiose per la controparte, retail o corporate, che sia, al punto di consentire al debitore di fronteggiarli realmente. E siccome, come si è detto anche nella prima parte della trasmissione, è inevitabile che i debitori cresceranno, purtroppo, soprattutto nel primo semestre del 2021, le banche dovrebbero, come dire, fare un po' da subito i conti con questa realtà certa, appunto per rivedere nell'ambito di questa ristrutturazione della politica di gestione dei crediti deteriorati anche questo aspetto, quello appunto delle transazioni a saldo stralcio. Questo, certo, quantomeno un mio modesto parere. Certo. Alla luce. Ecco, appunto, dottor Pellegrini, io mi ricollego insomma a quanto diceva l'avvocato Troilo e le chiedo qual è adesso in questo momento il ruolo degli operatori, no? Specializzati. Ricordiamo che Cerved nel pre-lockdown, cioè prima che appunto scoppiasse tutta l'emergenza sanitaria che conosciamo, aveva avviato una trattativa per la cessione della divisione, no? Che si occupa di gestione e recupero crediti. E ora? Ma allora, come si dice in gergo, il Covid è stato un po' un game changer, no? Ha cambiato un po' lo scenario. Adesso lei ha parlato di 45-55 miliardi di nuove sofferenze previste nei prossimi anni. Io ho visto anche stime che vanno dai 60 ai 100, quindi poi dopo dove si atterrà lo scopriremo soltanto nei prossimi anni, ma sicuramente è qualcosa che ha cambiato un po' le prospettive. Diciamo che all'interno del settore molti stavano iniziando a pensare che si fosse un po' su un picco, che insomma, considerando insomma, la montagna di sofferenze che erano state generate dalla crisi precedente, che si stavano pian piano svuotando, anche nell'industria dei service si fosse su una specie di picco di valutazione, per cui potesse essere comunque conveniente, diciamo, valorizzare al meglio una propria divisione attraverso anche una operazione straordinaria. Diciamo che lo scenario attuale è uno scenario in cui fa prospettare chiaramente non è una notizia positiva forse per l'Italia, però diciamo per l'industria dei service un periodo nei prossimi 3-4 anni dove ci sarà ancora tanto da fare. Io volevo però insomma dare un po' una nota di ottimismo, perché se ricordiamo la precedente crisi ci ha portato l'Italia a vedere un volume di NPL che era esploso da 40 miliardi a 200 miliardi, ma in una tempistica molto lunga, perché dalla crisi del 2008-2009 il picco degli NPL si è raggiunto nel 2015. Quindi nell'arco di 5-6 anni era esplosa questa montagna di NPL che aveva ingolfato i bilanci delle banche. Ma questo perché le banche non erano strutturate, cioè si erano proprio ingolfate, non erano attrezzate con una serie di strumenti e meccanismi che permettessero loro di gestire o internamente o attraverso servizi specializzati o attraverso cessioni, questo volume di NPL che pian piano è montato perché le banche non erano nelle condizioni di lavorarlo. Io penso che le condizioni dell'industria bancaria, dell'industria dei service oggi siano molto migliori rispetto a quelle di qualche anno fa. Saremo chiamati tutti a fare gli straordinari, questo è indubbio, ma io sono convinto che non si ripeterà quello che è successo, che non ci sarà un'esplosione di NPL sui bilanci delle banche così forte come quella che abbiamo visto lo scorso periodo. Io ricordo che le cartolarizzazioni erano completamente assenti dal mercato da diversi anni. I service, noi eravamo già il secondo service per dimensione, eravamo un terzo in termini di dimensione di quello che siamo oggi. Solo pochissime banche avevano avviato degli accordi strutturali con service specializzati. Ora sono più quelle che l'hanno fatto e quelle che non l'hanno fatto. Quindi io sono convinto che ci siano tutti gli strumenti sul tavolo per poter gestire questa crisi che inevitabilmente ci sarà, ma con una maggiore efficienza rispetto alla precedente. Certo, sicuramente c'è una consapevolezza diversa rispetto al 2008, dove ancora appunto il mercato degli NPL era proprio agli albori. E, avvocato Troilo, io le chiedo però se e quali, visto che appunto sono diverse le imprese che hanno in pancia appunto dei crediti deteriorati, se quali opportunità ci,
ci potrebbero essere. Il decreto Cura Italia, per esempio, ha previsto degli incentivi fiscali, no, in questo senso. Esatto, sì, il decreto Cura Italia ha previsto non solo, come prima dicevo, la possibilità per i servicer di almeno temporaneamente essere svincolati dai condizionamenti del MEF introdotto dal decreto Brexit, ma ha previsto appunto la possibilità di, nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione che concluda entro il 31 dicembre del 2020, di sostituire una parte appunto dell'importo versato, dell'importo relativo ai crediti deteriorati con credito d'imposta, quindi una conversione che comunque vuol dire soprattutto liquidità nelle casse delle banche. Sicuramente questa è una prima misura d'aiuto per le banche, ma indubbiamente non sufficiente. Perché, come dicevamo inizialmente, le banche si ritroveranno inevitabilmente a dover fronteggiare una crescita esponenziale degli crediti deteriorati, senza avere la possibilità di una gestione, come dire, capillare, perché sono pochi gli istituti bancari che hanno i cosiddetti servicer interni, quindi hanno una possibilità di controllare l'attività di recupero crediti. La grande maggioranza è solita affidarsi ai servicer, che però non sempre si trovano nelle condizioni, anche per un discorso di professionalità, che soprattutto nei piccoli servicer manca. Non parliamo certo di Cerved, che ovviamente non rientra in questa categoria, però ci sono tanti altri piccoli servicer, che ovviamente di cui non faccio nome, che questa professionalità non possiedono, con la conseguenza che l'attività di recupero crediti non viene svolta sul piano temporale e sul piano proprio delle modalità, come dire, in modo tale da riuscire a portare il risultato, e questo non si riverbera negativamente solo per il servicer in sé, ma soprattutto ovviamente per il titolare di quel credito, di cui ovviamente il rischio per le banche che non siano riuscite a portare a termine le operazioni di cartolarizzazione previste e di ritrovarsi di fronte a delle perdite smisurate appunto rispetto al valore originario del credito. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire una difficoltà per le banche che può e deve trovare soluzione solo dai grandi soggetti regolatori, BCE ovviamente, EBA e naturalmente Banca d'Italia. La mancanza di un intervento dei tre grandi soggetti bancari, non ovviamente a livello appunto europeo e mondiale, non può più certo essere differito nel tempo, questo ormai è certo. Ecco, dottor Pellegrini, si faceva appunto riferimento alla professionalità di alcuni servicer, e mi ricollego a questo aspetto in questo senso. A suo avviso ci sarà una ripercussione anche proprio negli assetti, anche a livello internazionale? Si prevedono magari delle aggregazioni, oppure cambierà appunto il mercato, il mondo dei servicer? Ma allora, premesso che comunque aggregazioni sono avvenute ed erano allo studio, al di là del nostro caso, comunque il mercato è molto, molto dinamico, e quindi penso che ci siano un sacco di operatori di media e grande dimensione che siano oggi comunque possibile oggetto di operazione di fusione e aggregazione. Io quello che vorrei dare oggi è proprio anche una vista un po' internazionale, perché l'ambito del recupero crediti è un ambito di eccellenza dell'Italia, nel senso che per necessità abbiamo sviluppato piattaforme, strumenti, professionalità che all'estero sembra strana, ma ci invidiano, tant'è che in Grecia hanno copiato hanno preso spunto dal nostro decreto GAX per replicarlo con un decreto simile, si chiama Hercules, però di fatto è molto simile alla GAX italiana.
Noi siamo coinvolti spesso in Grecia, dove comunque le nostre, andiamo a supportare le banche greche nel predisporre le cartolarizzazioni, perché loro stanno iniziando, noi siamo avanti di 2 o 3 anni. La precedente crisi aveva colpito solo pochi paesi del sud Europa. Questa crisi, secondo me, in modo differente, ma colpirà un po' tutta l'Europa. Quindi paesi dove fino a un po' di tempo fa non si pensava che ci potessero essere mercati di NPL interessanti, come la Francia piuttosto che la Germania, magari non in misura così pesante come quella che è successa in Italia, ma sicuramente avranno un'ondata, perché il Covid, la chiusura, il lockdown ha impattato un po' tutte le economie, no? E io penso che sia un'opportunità anche per gli operatori italiani di guardare all'estero. Ci saranno l'opportunità di entrare in nuovi mercati e spendersi le nostre professionalità anche all'estero. Bene, appunto è un messaggio molto importante, insomma, quello che sottolinea l'eccellenza italiana nel recupero crediti e insomma in tante altre cose che sono emerse durante questa crisi. Io vi ringrazio molto per il vostro contributo, grazie per essere stato con noi all'avvocato Brigida Troilor. Grazie a lei. E grazie al dottor Paolo Pellegrini. Grazie a voi, grazie mille. Grazie. Un saluto anche ai nostri telespettatori e appuntamento alla prossima puntata di Doppio Binario.